Ciao ragazzi, indovinate dove sono atterrato? Sì, in Italia. Probabilmente non la riconoscete perché sono tornato indietro di 100.000 anni, quando qui, come del resto in tutta Europa e anche in Asia, viveva l'uomo di Neanderthal. Ecco, per conoscere meglio questo bizzarro cugino ci colleghiamo con il nostro esperto, l'evoluzionista, Telmo Pievani. Ciao Telmo! Ciao Fede, ciao a tutti, salutami Neanderthal. Allora, chi era questo uomo di Neanderthal? Se ho capito bene, nel trenino evolutivo viene un po' prima di noi, quindi è il nostro nonno. No, non è stato il nostro nonno. E l'evoluzione umana non è stata affatto un trenino né una scala, ma è stato un cespuglio pieno di forme le più diverse. Noi siamo nati in Africa molto dopo Neanderthal. Neanderthal è nato invece in Europa, ha avuto una sua storia, è nato qui, si è evoluto e poi si è estinto anche in Europa per ragioni ancora molto misteriose. Cioè, scusa, vuoi dire che c'erano diverse specie umane contemporaneamente? Questa è la scoperta incredibile che hanno fatto gli scienziati che studiano l'evoluzione umana negli ultimi anni. Pensa che quando la nostra specie è nata in Africa 200.000 anni fa, in giro per il mondo ce n'erano almeno altre tre forme umane e una di queste era proprio l'uomo di Neanderthal, europeo e asiatico. L'uomo di Neanderthal non era molto diverso da noi. Era un po' più robusto, un po' più basso, aveva il naso grosso, la pelle chiara e i capelli biondo rossiccio. Telmo, ho fatto un identikit abbastanza preciso? Sì, hai fatto l'identikit di una specie nordica. In effetti è corretto, perché Neanderthal era nato ed è vissuto in luoghi dal clima rigido, vicino ai ghiacci, ha vissuto molte alternanze di clima. E anche il fatto che avesse questa corporatura così robusta era per massimizzare la temperatura interna. In fondo anche noi ci rannicchiamo nelle spalle quando abbiamo freddo. In effetti, di solito l'uomo di Neanderthal viene raffigurato con l'indosso delle pesanti pelli di animale mentre cerca di ripararsi dal freddo. Ma è stato lui a scoprire il fuoco? No, non lo ha scoperto Neanderthal il fuoco, era già stato visto tante volte formarsi naturalmente, per esempio a causa dei fulmini, quindi altre forme umane avevano imparato ad addomesticarlo. Però Neanderthal sicuramente è stato il maestro del fuoco, perché abbiamo trovato tantissimi focolari nei suoi accampamenti, era bravissimo a produrlo e a mantenerlo, e questo ha dato un grande vantaggio sia per la cucina, per cucinare i cibi, e anche per la difesa dai grandi animali come i felini che minacciavano le caverne dove lui abitava. Quindi il primo cuoco della storia è stato l'uomo di Neanderthal. Sì, è vero, però il suo menù non era particolarmente variegato, principalmente carne mescolata con un po' di legumi e radici trovate qua e là. Però la carne era di grandi prede e questo è il segno che era un ottimo cacciatore. Cacciavano in gruppo, erano molto abili e molto furbi, quindi era a tutti gli effetti una forma umana molto avanzata. Strano, perché ha la faccia un po' da tontolone. Io me lo sono sempre immaginato un po' come un uomo delle caverne. Sì, è vero, il cervello dipende da come lo usi e da quante connessioni contiene, non basta che sia grande. Però noi sappiamo che Neanderthal non era probabilmente né più intelligente né meno intelligente di noi. Era intelligente in modo diverso, un'intelligenza più intuitiva, emotiva, da cacciatore, da uno molto ben ambientato nel suo contesto. Ma Neanderthal era capace anche di delicatezze. Per esempio, noi abbiamo scoperto che usava le penne e le piume per abbellirsi il corpo, usava pendagli fatti con artigli di aquila, forava le conchiglie per fare degli ornamenti. Insomma, aveva un senso estetico, forse era addirittura vanitoso. E tutti questi sono comportamenti tipici dell'intelligenza simbolica. E cosa sarebbe questa intelligenza simbolica? Ah, beh, l'intelligenza simbolica è la grande novità dell'evoluzione umana, è la fantasia, l'immaginazione, guardare il mondo con occhi diversi, inventarsi dei mondi nella propria testa. Grazie alla fantasia, quindi, l'uomo di Neanderthal non occupa tutto il suo tempo solo per la sopravvivenza, fa altre cose oltre ad andare a caccia o a cucinare, come per esempio dedicarsi all'arte. L'uomo di Neanderthal di fatto è il primo artista. Pensa che qualche anno fa è stato trovato in Slovenia, in una grotta abitata solo dai Neanderthal, un misterioso osso di orso con quattro fori regolari che oggi gli scienziati pensano possa essere un flauto. Sarebbe il più antico strumento musicale mai trovato e risale a 55.000 anni fa e ci dà il segno che forse nei gruppi dei Neanderthal c'era la musica, le percussioni, la danza. Sapevano cantare, sapevano ballare, sapevano danzare, quindi immagino sapessero anche parlare. Com'era il neandertaliano?
la loro gola era più schiacciata, avevano meno spazio per lo sviluppo delle corde vocali. Quindi il neandertaliano probabilmente era un linguaggio più nasale del nostro, con due vocali di meno, senza le consonanti K, G, insomma parlavano in questo modo ma si capivano bene lo stesso. Ma l'uomo di Neanderthal e l'uomo sapiens si sono mai incontrati? Sì, certo, si sono sicuramente incontrati, perché quando noi sapiens siamo usciti dall'Africa, loro erano già distribuiti da un sacco di tempo in Europa e in Asia. Noi abbiamo vissuto insieme, pensa, per migliaia di anni, ed è addirittura possibile, si pensa, che in alcuni casi possano essere nati dei piccoli che avevano il papà neandertaliano e la mamma sapiens. Insomma, questo nostro cugino era davvero molto simile a noi. E come mai si è estinto? Ah, questa è un'ottima domanda, in realtà non lo sappiamo. Gli scienziati ci dicono che di sicuro non è stato niente di violento, non troviamo uccisioni, non troviamo incendi. Probabilmente è stato un processo più lento, i sapiens sono arrivati, sono cresciuti sempre più di numero e hanno schiacciato piano piano i Neanderthal. Infatti non li troviamo prima in Asia, poi spariscono dall'Italia, dalla Francia e gli ultimi resistono per migliaia di anni attorno alla rocca di Gibilterra. Telmo, come sempre, è arrivato il momento di andare a conoscere un po' meglio il nostro Darwin, il papà della teoria dell'evoluzione. Lui aveva scritto un libro, L'origine delle specie, ma aveva scritto anche L'origine dell'uomo, quindi aveva studiato anche gli esseri umani. Ma lui lo aveva conosciuto, l'uomo di Neanderthal? Ah, guarda, questa è una storia interessante, perché il primo reperto di l'uomo di Neanderthal è stato scovato prima che lui scrivesse i suoi libri, nel 1853. Però sia Darwin che tutti i suoi colleghi sbagliarono, perché lo interpretarono come uno dei nostri, ma con una forma strana, un po' più robusta del solito. Però devi tenere presente che allora non si conoscevano fossili di specie umane, non c'erano gli strumenti per capirlo. Però è interessante, perché a Darwin sarebbe piaciuto molto, ma tra Darwin e Neanderthal ci fu un incontro mancato. E chissà che cosa avrebbero potuto dirsi. Ciao Telmo, e come sempre grazie per le tante cose che ci hai raccontato. È stato un piacere, ci vediamo presto. E il viaggio nell'evoluzione continua con Big Bang.